Memo Remigi risponde a Serena Bortone, con Jessica Morlacchi è stato un gesto ludico, il cantante torna a parlare a poche ore dalle parole della conduttrice di Oggi è un altro giorno, che ha spiegato in diretta TV le ragioni della sua esclusione dopo la palpata a Jessica Morlacchi. Nessuna molestia a Jessica Morlacchi, non sono un uomo libidinoso, aveva detto Memo Remigi a Fanpage. It. Poche ore dopo lo scoppio del caso relativo alla sua palpata alla collega nel bel mezzo della diretta di Oggi è un altro giorno. Il cantante, escluso dal programma proprio in relazione a questa vicenda, aveva commentato la situazione poche ore prima la messa in onda della puntata odierna della trasmissione, all'inizio della quale Serena Bortone ha commentato spiegando l'accaduto. Parole alle quali Memo Remigi ha risposto nuovamente, in serata, pubblicando un lungo post sui social, in relazione a quanto comunicato dalla conduttrice Serena Bortone nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, ritengo necessario rispondere quanto segue. Prima di ogni altra cosa mi scuso se ho offeso la sensibilità di Jessica Morlacchi e di tutti i telespettatori e telespettatrici. Altresì mi scuso con Serena Bortone e tutta la squadra della trasmissione, Oggi è un altro giorno, che mi ha visto protagonista di questo evento increscioso. Ho lavorato in Rai per gran parte della mia carriera e conosco bene l'animus e i valori di questa grande azienda. Il rapporto di Remigi, come noto, è stato risolto dalla Rai nel pomeriggio, a seguito delle questioni emerse. Remigi prosegue così, ribadendo i medesimi concetti espressi nell'intervista di questa mattina, nel primo pomeriggio erano arrivate le parole di Serena Bortone sulla vicenda, Remigi, in questo studio, si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo. Così aveva spiegato la scelta di escluderlo, per rispetto della persona coinvolta, avevamo mantenuto il riservo. Ma ora che l'episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi, di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica, solidarietà mia, della direttrice, dell'azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora.